Oggi sono in corso Trapani a Torino per andare a visionare un immobile che mi è stato proposto da Raffaele De Rosa dell'agenzia Frim di Piazza Statuto. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ciao Raffaele. Ciao Giuseppe. Andiamo a dare un'occhiata? Sì. Vai, ok, ti seguo. Allora, cosa mi racconti di questo immobile? Dicevo, lo stabile inizi anni 20, è uno stabile decoroso, come hai potuto notare, certo. All'interno delle scale, con ascensore, abbiamo un secondo piano, allo stato originario, perché ovviamente questo immobile è stato locato per circa 40 anni da okay. Un unico conduttore, e adesso la proprietà ha deciso di metterlo in vendita. Okay. Diamo uno sguardo? Perfetto, facciamo un giro. E dai, sul corso Trapani. Perfetto, bene, questo è il bagno, vado a dare un'occhiata da solo che è bello strettino, ok, abbiamo la doccia, c'è lo scalino lì e la finestrella, ok. Abbiamo la prima casa, sì. Sempre con l'affaccio su questo Trapani. Ok, abbiamo vetri semplici, quindi vetri semplici. Sono state già deliberate le termovalvole, quindi a breve le monteranno. Perfetto. E poi abbiamo quest'altra camera che ha, diciamo, una colorazione anche su via Reyes. Dai, questa è carina, angolare così. Sì. Dove ovviamente abbiamo il doppio balcone. Perfetto. Un balconcino che fa il programma, un altro balconcino che faccio invece su via Reyes. Quanti metri quadri è l'alloggio? Sono 65 metri commerciali. Sì. Il prezzo di richiesta è di 90.000. È un immobile che ristrutturato potremmo tranquillamente venderlo tra i 1.800 e 1.900 metri quadri. Oggi attualmente la valutazione è intorno ai 1.250. Secondo te quali sono pregi e difetti di questo immobile? Ma i pregi sicuramente, come lo puoi vedere, è la doppia area che ti dà comunque luminosità in questa, sì, in questa stanza. La posizione, perché ci troviamo in un punto strategico di Torino dove puoi accedere tranquillamente al mercato di Corso Racconigi, sì, a piedi, e più tutti i servizi che la via Freis, come ben conosciamo, ti dà. Certo. Un difetto di questo alloggio potrebbe essere il traffico di Corso Trapani, risolvibile però con i doppi vetri. Ok. Come hai potuto vedere, l'alloggio è composto da ingresso, due camere, cucina e bagno. La palazzina è molto carina, c'è l'ascensore, il taglio è un po' piccolo per essere un due camere cucina, però andrò a fare un conto economico e penso che nei prossimi giorni formulerò una proposta d'acquisto per questo immobile. Vediamo se nascerà una nuova opportunità di trading immobiliare. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti in qualche modo utili nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!